Elisa si spogliò dei quattro stracci che teneva addosso. Con l'arco in mano e la faretra piena saltò sopra la soglia e lì ci rovesciò tutte le frecce a terra davanti ai piedi dei proci e disse: «Questa durissima gara ormai è finita e ora vedremo se mi concede Apollo di colpire un bersaglio che nessun altro ancora ha colpito». Disse così e puntava la freccia aguzza contro Antino, il primo tra i pretendenti, che stava alzando una bella coppa d'oro. Non stava certo a pensare alla morte il cane, voleva bere il vino. E chi se lo poteva immaginare che uno solo, magari forte certo, ma da solo, poteva tagliare come una bava di ragno la vita a tutti gli altri. Voleva bere il vino Antino e Ulisse lo colpì alla gola, da parte a parte, trapassò la punta attraverso il tenero collo. Voleva bere e bagnarsi la gola di vino e fu la gola stessa a squarciarsi e la terra a bere il suo sangue, il sangue del primo tra gli ignobili proci, Antino. Si piegò da un lato Antino e cadde rovesciando la mensa, rovesciò le vivande, il pane e le carni arrostite si imbrattarono. Si misero a vociare i proci quando lo videro a terra e saltarono dalle sedie eccitati, guardando intorno alle pareti da ogni parte, cercando uno scudo, un'arma, ma in nessun posto videro né una freccia né una lancia e al contempo sgridavano Ulisse imbastarditi: «Lo straniero ha lanciato la sua ultima freccia! Ammazziamo questa carogna infame! Ha fatto fuori il più nobile tra i giovani, il migliore tra noi! Straniero, domattina sarai in pasto agli avvoltoi!» Pensavano che fosse partita per sbaglio la freccia che aveva folgorato Antino. Non sapevano che prima del tramonto avrebbero morso la terra, che il buio l'avrebbe accolti prima ancora che il sole fosse calato, che il buio gli veniva incontro e non avrebbero mai più abbracciato l'aurora. Li guardava tutti Ulisse. Li guardava e disse: «Cani, voi pensavate che io non sarei più tornato. Mangiavate ogni giorno il mio pasto, dormivate sotto il mio tetto, ambivate ogni notte il mio letto, le mie ancelle avete sedotto. Non temete gli dèi? Non pensate al giudizio che hanno di voi? Dello sdegno degli uomini non ve ne importa? Sappiate che siete già condannati, che per tutti voi stanno annodati i lacci di morte». Così parlava e tutti gli afferrò la verde paura. Ognuno di loro cercò con lo sguardo dove poter sfuggire la tomba. Soltanto Eurimaco gli rivolse parola: «Se davvero tu sei Ulisse che torna, sappi che è vero, sono stati prepotenti gli Achei nella tua casa, ma il peggiore di tutti è già morto e giace nel sangue il suo corpo, il corpo di Antino, e peggio ancora stava pensando di fare, ovvero sia ammazzare tuo figlio e prendere il tuo posto sul trono e nel letto. Ora risparmiaci e noi ti risarciremo per quanto ti è stato bevuto e mangiato. E in più ti daremo un compenso di oro e di bronzo d'un valore più grande di una dozzina di buoi». Ma Ulisse, guardandolo torvo, parlò: «Eurimaco, neppure se mi deste tutti i beni paterni, quelli che avete adesso e altri che possiate aggiungere negli anni a venire, neppure così io tratterrò le mie mani dal fare una strage. I proci oggi stesso sconteranno per intero la loro arroganza. Scegli tu stesso e gli altri con te. Combattete o scappate, ma non credo che qualcuno potrà ormai sfuggire alla funesta idea della morte». Così diceva, e i proci si sciolsero le ginocchia, il cuore ebbe un salto, tanto che Eurimaco parlava con voce dolente: «Amici, quest'uomo non frenerà le sue irresistibili mani, ma combatterà fino ad ucciderci tutti. E allora battiamoci, estraete le spade, nascondetevi dietro le mense, riparatevi dalle frecce fatali. Noi siamo tanti, lui uno. Scacciamolo dalla soglia, oltre la porta, e portiamo il grido d'allarme in città. Ben presto sarà l'ultima volta che lancerà dardi». In tal modo parlava ed estrasse la spada acuta di bronzo affilata da tutte e due le parti e balzò contro di lui levando un terribile grido, terribile e ultimo grido, perché Ulisse divino gli scagliò una freccia nel petto e un'altra nel fegato, inchiodandolo a terra. Crollò giù, contorto, davanti agli occhi di tutti i compagni, facendo cadere la spada, rovesciando la mensa con le coppe ed i piatti e le buone vivande ed il vino che da tempo rubavano in casa di Ulisse. Davanti agli occhi atterriti di tutti, Eurimaco mordeva la terra e picchiava la fronte sul pavimento che avevano tutti occupato. E Anfinomo, sguainando aguzza la spada, si lanciò contro Ulisse il glorioso. Con forza cercò di aprire per sé un varco verso la porta, ma Telemaco lo colpì tra le spalle con la punta di bronzo, lo trafisse da dietro la schiena fino ad uscire dal petto, e cadde il suo corpo e risuonò nel cadere,
percosse la terra con tutta la fronte e Telemaco balzò indietro, lasciando la lunga lancia dentro il suo corpo. Ebbe paura Telemaco che qualcuno in mezzo agli Achei potesse estrarre quell'asta e trafiggerlo. Si mosse veloce per mettersi al fianco del padre e accanto gli rivolse alate parole. «Padre, ti porto uno scudo e due lance e un elmo tutto di bronzo, un elmo per coprire le tempie ed armi per fare la strage. Anch'io sarò armato e voglio armare il porcaro e il bovaro qui, che tu non resti da solo a fare sterminio dei proci». E Ulisse rispose: «Portale, corri, ho ancora frecce, intanto mi difendo con queste. Non voglio scostarmi da questa porta, non voglio lasciarli scappare». Così parlava Ulisse. E Telemaco ubbidì a suo padre. Si mosse per andare nella stanza dove stavano disposte le armi. Di là prese 4 scudi, 8 lance e 4 elmi di bronzo dalla folta criniera e si avviò per portarle. E ben presto giungeva da Ulisse, suo padre. Prima si rivestì lui stesso di bronzo e così anche i 2 servi indossarono la bella armatura e si posero ai lati di Ulisse. Ulisse che aveva frecce e le conficcava nei corpi dei proci e quelli cadevano gli uni sugli altri e imbrattavano le mense col sangue che sgorgava copioso. Ma dopo che vennero a mancare i dardi al sovrano, appoggiò l'arco a uno stipite della porta facendolo stare dritto contro la parete lucida dell'atrio e si appese a tracolla lo scudo a 4 strati di cuoio e sulla forte testa mise un elmo ben fatto con una folta criniera di cavallo che ondeggiava e faceva terrore. Poi prese 2 lance dalla punta di bronzo. C'era una porta in alto nel muro della parete e là in cima, accanto alla soglia della sala, vi era un passaggio e un corridoio. Lo chiudevano battenti incastrati nei muri. Ulisse aveva ordinato al porcaro di stare accanto alla porta e tenerla d'occhio, visto che uno solo era l'accesso. E tra i proci, Agelao disse, rivolgendosi a tutti: «Amici, qualcuno tra noi ha il coraggio di salire la porta e parlare alla gente levando subito il grido d'allarme? In questa maniera fermiamo quest'uomo, il suo braccio, i suoi dardi». E a lui rispose Melanzio, il capraio: «Ma non è possibile, Agelao, discendente di Zeus. Troppo vicina è la porta che dà nel cortile, troppo stretto è lo sbocco del corridoio. Anche un uomo da solo si fermerà tutti da una soglia così ben difesa. Piuttosto armiamoci meglio e contrastiamolo nella sua casa. Vado io stessa a prendere le armi che Ulisse e suo figlio hanno nascosto nella stanza interna». Così disse e saliva Melanzio, il capraio, verso le stanze interne per gli anditi del palazzo. Di là prese 12 scudi e 3 lance e 3 elmi di bronzo dalla folta criniera e si mosse per tornare e ben presto portava le armi dandole ai proci. E allora Ulisse si sciolsero le ginocchia, venne meno il cuore quando li vide vestire le armi e agitare le lunghe lance con la mano e gli si presentava una dura impresa e subito rivolgeva a Telemaco queste parole: «Telemaco, qualcuna delle donne di casa ha tradito e ci spinge verso una più dura battaglia. Una donna, oppure Melanzio?» Gli rispose Telemaco: «Padre, non è stata una donna, ma io stesso ho lasciato socchiusa la porta. Qualcuno tra loro è stato più scaltro di me. Ma su, Eumeo, vai a serrare la porta e guarda se è una delle donne di casa o Melanzio a sottrarci le armi». Parlavano ancora tra loro, mentre Melanzio, il capraio, si muoveva di nuovo verso la stanza per sottrarre le armi. Lo vide il porcaro e subito ne parlò con Ulisse che gli stava vicino. «Ulisse, sì, è quell'uomo odioso, come sospettavamo. Dimmelo chiaro se devo ucciderlo o se lo devo portare vivo da te, che decidi come fargli scontare i molti soprusi commessi in questa casa». E Ulisse rispose: «Io e Telemaco tratterremo i proci nella sala, parando gli assalti, e voi due torcetegli i piedi e braccia, gettatelo dentro la stanza, legate i battenti della porta, poi con una corda issatelo in alto lungo una colonna fino alle travi. Voglio che soffra a lungo feroci dolori». Così diceva ed essi ubbidirono. Giunsero nella stanza, lui era già dentro ma non se ne accorse. Stava cercando le armi in fondo alla stanza. L'attesero presso la soglia, accanto agli stipiti della porta. C'era un vecchio scudo macchiato di ruggine, con le cinghie ormai sciolte, da tempo giaceva in un angolo. Uno scudo che era stato impugnato da Laerte, il nobile eroe, padre di Ulisse. Quello scudo era adesso nelle mani del capraio Melanzio, sottratto insieme a un bell'elmo. Il capraio Melanzio, che tentava ora di passare la soglia per recare le armi ai proci vigliacchi, ma trovò sulla soglia Eumeo e il porcaro e il bovaro Filezio. I 2 gli saltarono addosso, lo tirarono dentro per i capelli, lo buttarono a terra, gli legavano insieme i piedi alle braccia, ritorsero attorno alle membra una fune straziante come aveva ordinato Ulisse Laerziade. Con la corda lo issarono su un'alta colonna, in alto, fino alle travi.
E quando il bastardo toccò con il cranio il soffitto, tu, Eumeo, gli dicesti: resterei a fare la guardia per tutta la notte, Melanzio. È comodo il giaciglio che il padrone di casa ha approntato per te. Resterai di buon grado fino all'alba, appeso come un insetto, una vespa che attende il primo calore del sole per staccarsi dal nido e inoculare il veleno. Stavolta il tuo nido sarà una cruda catena, e a te stesso il veleno vorresti iniettare per sfuggire alla lama che ben presto lacererà le tue membra, con dolore angosciante. Così Omeo e il bovaro Filezio, indossando le armi, chiusero la lucida porta e andarono in fretta da Ulisse e Telemaco. In quattro stavano sopra la soglia, contro i molti che sfidavano dentro la sala. Così apparve a loro Atena, figlia di Zeus, ma non col suo volto, bensì col sembiante e la voce di Mentore. Ulisse la vide, gioì, e gli rivolse parola. Mentore, amico e compagno, sei venuto in un tempo angosciante a spartire l'angoscia con me, che ti fui compagno ed amico. Resta al mio fianco e dammi coraggio, o se anche a te il coraggio ti manca, aiutami almeno a scacciare la spettrale paura. Così parlava, ma sentiva che dietro l'amico c'era Atena, la dea che nacque già armata dalla testa del dio. I proci intanto gridavano, e per primo Agelao, figlio di Damastore, lo rimproverò aspramente. Mentore, bada che Ulisse non ti spinga a combattere contro i proci. Quando avremo ammazzato sia il padre che il figlio, ammazzeremo anche te. Pagherai con la testa il camratismo, e i tuoi figli, e tua moglie cacceremo di casa, e le ricchezze che hai andranno ad aggiungersi a quelle che sottrarremo ad Ulisse. Così parlava Agelao. E Atena si sdegnò per queste parole e sgridò Ulisse. Dove è andato il vigore che avevi quando combattevi per la nobile Elena contro i troiani, quando facevi sterminio in mezzo alla mischia? Grazie a te fu strappata la città di Priamo ben costruita. E come mai nella tua casa la paura ti scioglie le membra? Perché mai sei sgomento nel combattere i proci? Così disse Pallade Atena, e in sembianze di rondine si posò su una trave. Però c'erano Agelao di Damastore, e poi Eurinomo, e Anfimedonte, e Demottolemo, e inoltre Pisandro, figlio di Polittore e Polibo. Essi erano tra i più forti tra i proci e lottavano per salvarsi la vita. Gli altri erano corpi che giacevano a terra trafitti da frecce. Agelao si rivolse ai compagni: amici, Ulisse incomincia a tremare, Mentore si è appena vantato, ma dopo le sue vane parole è fuggito. È giunto il momento di fare a brandelli la carne di quel poco che resta ad un eroe tanto grande. Morto lui, agli altri cadranno le armi di mano. Così parlava, e i proci tiravano tutte le lance che avevano in pugno, una percosse lo stipile, l'altra la porta, un'altra conficcò dentro al muro l'asta di frassino. E Ulisse paziente parlò: amici, i proci sono smaniosi di ucciderci, con il sangue mio e vostro vogliono estinguere il debito che hanno contratto, e io col sangue dei proci laverò la vergogna che hanno portato nella mia casa. Così parlava, e i compagni di Ulisse scagliarono le lance mirando di fronte, e Ulisse trafisse Demottolemo, Telemaco colpì Oriade, il porcaro tolse la vita di lato, e Pisandro l'ammazzò il bovaro Filezio. I corpi caddero a terra, i denti morsero al suolo, mentre i proci sopravvissuti scappavano in fondo alla sala. Ulisse e i compagni saltavano tra i cadaveri e strappavano le lance dai morti. E quando i vigliacchi ebbero animo di tornare allo scontro, l'instancabile Atena mandò a vuoto i colpi di lancia. Una percosse lo stipite, l'altra la porta, un'altra conficcò dentro al muro l'asta di frassino. Anfimedonte colpì Telemaco al polso di striscio, Ctesippo graffiò Eumeo sopra lo scudo, proprio alla spalla. Ma di nuovo Ulisse incitò i suoi compagni a scagliare le lance mortali nella turba dei proci. Ulisse infilzò Euridamante, Telemaco colpì Anfimedonte, il porcaro con un colpo di lancia trapassò Polibo, e il bovaro Filezio trafisse Ctesippo e gli disse con vanto: figlio di Politerse, non ricordi che dobbiamo rispettare gli dèi e con loro dobbiamo rispetto anche agli uomini? Questa lancia che attraversa il tuo petto e ti inchioda la terra è un dono per te in cambio del calcio che hai dato ad Ulisse quando nella sua casa era nascosto sotto gli stracci di un mendicante. Così diceva il guardiano dei buoi dalle corna ricurve. Intanto Ulisse feriva Agelao, Telemaco piantava nel fianco di Leocrito un'asta dalla punta di bronzo. Il corpo scivolò senza fiato, battendo la testa. La lancia lo trapassò sprofondandolo nella ripida morte. Batté contro il suolo con tutta la fronte e morse la terra. E allora Atena sollevò l'egida, lo scudo mostruoso che fa morire i mortali. E d'un tratto furono tutti sconvolti. I proci fuggivano atterriti per tutta la sala, come giovani vacche spaventate dal tafano che corrono alzando la polvere in mezzo alla terra bruciata dal sole in estate.
Ulisse e i compagni, come gli avvoltoi dagli artigli adunchi e dal becco curvo, picchiano giù dai monti e fanno strage di uccelli. E questi, gli uccelli, fuggono per una tremenda paura che li rende pazzi, scagliandoli a caso sulla pianura spazzata dal vento, ma non c'è né difesa né scampo per loro. Così Ulisse e i compagni assalivano i froci. Si levava da loro un lamento demente, e ogni colpo che sfondava una testa, il pavimento fumava di sangue. La ruspice, l'Eode, abbracciò le ginocchia di Ulisse e, scongiurandolo, gli rivolgeva parole. «Ti supplico in ginocchio, Ulisse, abbi rispetto e pietà di me. Ti assicuro, a nessuna delle donne di questa casa ho detto parola, ho fatto un'azione malvagia, ma al contrario frenavo anche gli altri. Ma gli stolti non mi davano ascolto, ed è giusto che tutti periscano, è giusto che tu li abbia colpiti uno ad uno, e che ai pochi che hanno ancora salva la vita gli venga strappata. Io no, caro Ulisse, io sono una ruspice, sono caro agli dèi, non è giusto che io vada tanto in fretta tra i morti». Ulisse lo guardava in silenzio, poi gli si rivolse. «Se eri una ruspice e stavi tra loro, devi aver pregato più di una volta che mi stesse lontano il dolce ritorno, e forse che mia moglie seguisse te e con te giacesse nel letto. Senza pietà ti caccio tra i morti». Questo diceva Ulisse, e afferrò una spada sporca di sangue che stava tra i corpi ammucchiati per terra, la spada che Agelao aveva lasciato cadere al suolo mentre veniva ammazzato. Così Ulisse colpì la ruspice Leode in mezzo alla nuca. Parlava ancora il vigliacco, e la sua testa rotolò giù tra la polvere. Anche Femio, Laedo, cercò di scampare alla miserabile morte che falciava i proci, e tenendo in braccio la sonora cetra, era nascosto tra mense ribaltate e coppe sparse nel sangue dei pretendenti che scorgava ancora dalle salme calde. Ma non scappò implorando Zeus, né combatté. Depose invece a terra la cetra ricurva, fra un cratere e un seggio dalle borchie d'oro, e supplicò in ginocchio Ulisse, ne abbracciò le gambe e disse: «Abbi pietà di me. Quale dolore avrai se un giorno cercherai un Aedo che canta gli dèi potenti ed il destino oscuro, la morte certa e l'incerto passo che i vivi mossero e muoveranno sempre verso di lei? Chi canterà la forza ed il coraggio, l'astuzia, la temperanza e la misura, ma anche la debolezza e la paura, lo sfinimento, la disperazione, le lacrime e la tristezza degli eroi?» Così diceva. E accanto al padre, Ulisse Telemaco parlò: «Fermo, sia salva la vita a Femio, l'Aedo, e anche a Medonte, l'araldo che si prendeva cura di me quando ero solo e soltanto un bambino, un figlio senza il padre». Telemaco così parlò repente. Lo udì Medonte, l'araldo accorto e prudente. Stava nascosto sotto un grande seggio, aveva addosso una pelle di bue scoiato. Ma si levò d'un tratto spogliandosi del vello, eppure lui in ginocchio prese le gambe al figlio di Ulisse glorioso. Ma ora sorrideva il saggio Ulisse e gli parlò paziente. «Avete visto i pretendenti astuti? Come pesci già pescati, sicuri di mangiare un altro pasto e un altro ancora, e ancora molti, certi che ci sia intorno tanto mare che li trasporti vivi tra le correnti invisibili e gli schiumosi flutti, e non s'accorgono, ciechi, che la rete li ha già condannati tutti. Ma ora non è più il tempo di versare sangue tra queste mura. Fra i tanti morti non ci son feriti, né vili ancora ascosi o moribondi. L'araldo e l'Aedo escano fuori. Godete, perché salva è vostra vita. Piuttosto mi si porti la nutrice». E così giunse anche Euriclea, e senza una parola passò la soglia entrando nella sala che tanto odore di sangue aveva respirato. Lì vide Ulisse, ritto sulla strage, lordo di polvere e di sangue raggrumato, come un leone che si è divorato un toro e tutto il suo petto è lercio e il muso è insanguinato. Davanti a quel nobile sterminio stava Euriclea per piangere di gioia ed esultare, perché grandissima e bella era l'impresa. Ma Ulisse la trattenne. «Gioisci nel cuore, vecchia. Non è bene vantarsi sopra i morti. Costoro gli abbatté il destino e gli dèi, costoro, loro stessi, e le malvagie azioni loro li condussero dove sono ora. Non rispettavano nessuno e niente, né l'umile, né il ricco, il forte, il debole, né il folle, né il prudente. Ma dimmi tu, una per una, nome per nome, le donne della casa che mi disonorarono, e dimmi chi è innocente». E la cara Euriclea rispose in fretta: 50 ancelle ci sono nella casa, 50 che impararono i lavori, a manovrare il cardo ed il telaio, l'aspo, l'arcolaio, il fuso, ad afferrare il bandolo, a calcolare l'ordito, ad infeltrire il pelo del coniglio, del castoro, 50 in tutto, ma 12 imprudenti che tolsero il rispetto a me e al figlio tuo e a Penelope, che adesso dorme ancora, un sonno grave le pose indosso un dio. «Non la svegliare ancora», fece Ulisse e aggiunse:
Portami quelle 12 incoscienti, mentre Filezio ed il porcaro Eumeo e il figlio mio preparano i cadaveri che le donne porteranno fuori. Poi puliranno i seggi e le mense con acqua e spugne, e dopo aver rimesso in ordine la sala, menate le ancelle fuori tra l'edificio a cupola e il muro del cortile, e colpitele con il ferro, prendetegli la vita a tutte quante. Così parlava il luminoso Ulisse. Piangevano le donne infami, versavano pietose lacrime sui corpi maltrattati poggiati uno sull'altro nel cortile. Dava gli ordini Ulisse alla dozzina di imprudenti ancelle e urlava che si faccia in fretta, che si ponga fine al tempo del supplizio. E nella sala Telemaco, Eumeo e Filezio raschiavano con le pale il pavimento, raschiavano i resti della lotta come la mota sopra lo sterrato. E dopo aver rimesso in ordine la sala, menarono le ancelle nel cortile tra l'edificio a cupola ed il muro per prendere la vita a tutte quante. Così parlò Telemaco: non voglio per loro una morte pulita, ma come portarono schifo ed infamia su me, su mia madre e la casa del padre, dovranno da infami soffrire e morire. Così disse, e attaccata a una fune di nave, a una grossa colonna, la girava intorno alla cupola tonda, stendendola perché stesse in alto. A ognuna la testa meschina, nel cavo nodoso della cruda corda, strinse con forza i funebri lacci, affinché nessuna giungesse a terra coi piedi, come colombi che nei grandi fori d'una rete tesa si imbattono ignari, colombi che credono un lieto giaciglio, quello che è feretro ultimo e triste. Intanto Melanzio, il capraio, che aveva sottratto le armi ad Ulisse e a suo figlio, veniva portato legato in cortile. Un colpo di spada, un secondo e poi un altro, le narici e le orecchie tagliate di netto, i testicoli strappati a colpi di bronzo, dati in pasto crudi ai cani affamati, gli mozzarono i piedi e le mani. Ma il capraio rimase invalido ancora per poco, perché poco ancora il cuore batté nel suo petto. Qui ebbe fine la nobile strage. Tutti lavarono i piedi e le mani, Telemaco, Ulisse e gli altri compagni. Il figlio prudente del vecchio Laerte prese lo zolfo e il fuoco che scalda, poi disse: voglio purificare la stanza, e dite a Penelope di venire qui sotto insieme alle donne fedeli e che facciano in fretta. Euriclea, la nutrice, rispose: sì figlio, è giusto quello che dici, ma lascia che porti un mantello e una tunica da mettere indosso, non stare così nella sala con le spalle coperte di stracci. Ma Ulisse doveva incendiare lo zolfo. Bisognava purificare la sala alla fine della nobile strage, e insieme alla sala tutto il palazzo, e oltre il palazzo la corte. La vecchia traversò tutta casa, e con voce serena avvertiva le donne, ed esse venivano tenendo una fiaccola in mano. Si misero strette intorno ad Ulisse, baciandogli ora la testa e le spalle e le mani. E Ulisse sentì dentro al petto una voglia straziante di piangere a lungo. Marinaio che vai per mare, oi cante d'una canzon, la canzon sulla fior dell'acqua, la canzon sulla fior del mar. La canzone non posso cantare, la canzon sulla fior del mar. La mia voce se l'è presa il mare, la mia voce nel fondo del mar. La mia voce la sento chiamare e cantare dal fondo del mar. Dentro al mare mi devo gettare, la mia voce a ripescare. Marinaio che andavi per mare e cantavi sulla fior del mar, ora dormi nel fondo del mare, sotto al mare col fiore del mar. Ora dormi nel fondo del mare,
sotto al mare col fiore del mare. Gianluca Casadei alla fisarmonica. Così come possiamo immaginare che i racconti dell'Odisseo, dell'Iliade, in realtà siano, così come li leggiamo noi, soltanto una parte di un patrimonio molto più vasto e che ha vissuto, insomma, che è stato raccontato prima della scrittura scritta di quei testi e anche dopo, soprattutto raccontato oralmente. E, diciamo, non soltanto lo possiamo immaginare da come è scritto quel testo, ma lo sappiamo perché molti racconti poi nel tempo sono stati ancora raccontati, insomma, fino praticamente ai nostri giorni oralmente. C'è un racconto che è uno dei più belli della raccolta di Italo Calvino delle Fiabe Italiane, che pubblicò per l'Einaudi a metà degli anni 50 e che Italo Calvino prese dalla raccolta dei racconti siciliani di Pitré. E che Pitré invece raccolse, insomma, da un narratore orale, e che è il racconto di Polifemo, appunto, insomma, che è probabilmente il più famoso, insomma, tra i racconti di Ulisse, dell'Odissea. E, quando lavoravo nelle scuole, spesso utilizzavo questo racconto, che il titolo è Occhio in fronte per Calvino. E che con i ragazzi in particolare di una scuola media vicino a Roma, di Ciampino, chiamarono invece Cecafumo sarebbe un posto che sta a Roma, però non lo so perché, insomma, questi ragazzi si inventarono questo nome, appunto, per questo gigante con un occhio solo. Fatto sta che c'era Fratino e Fratone, che erano due che andavano per il bosco. Fratino era uno piccolo piccolo, Fratone era uno grosso grosso. Fratone era uno che mangiava assaissimo, si sarebbe divorato un gregge di pecore, mentre invece Fratino era uno che mangiava poco e niente, giusto una crosticina di pane, neanche tutti i giorni. A un certo punto Fratino e Fratone si perdono per il bosco. A Fratone viene fame, si acchiappa a Fratino, se lo trascina in giro per il bosco, finché arrivano davanti ad un'enorme caverna. Entrano dentro e accanto all'entrata di questo antro, insomma, di questa caverna, c'è uno spiedo alto quanto 10 persone, con una salsiccia infilata grossa quanto un intero maiale. In fondo c'è una mortadella lunga quanto un autobus e poi una vasca da bagno piena di formaggio, pecorino, parmigiano, mozzarella, e buttare per terra una crosticina di pane. Allora, Fratone, che teneva fame, si mangiò la salsiccia, si mangiò l'enorme mortadella, si svuotò tutto il formaggio che stava nella vasca da bagno, e Fratino, che quel giorno aveva fame, si mangiò la sua crosticina di pane. In quel momento entrò un gigante, Cecafumo, con un occhio solo, però enorme, piantato in mezzo alla fronte. Entrò Cecafumo e fece entrare pure tutte le sue pecore, perché era un pecoraro, un pastore. Entrò e prese un enorme pietrone e lo mise al posto dell'entrata, che mo non era più un'entrata, nessuno sarebbe più entrato né uscito. E allora il gigante Cecafumo disse: chi è che si è mangiato la mia salsiccia? È stato quel ciccione lì, Fratone. E chi è che si è mangiato il formaggio che c'avevo nella vasca al bagno? Sempre lui, il ciccione, Fratone. E chi è che si è mangiato la mortadella? Sempre il panzone. È stato lui, è stato Fratone. E chi è che si è mangiato la crosticina di pane? Fratino. E adesso che voi avete mangiato quello che dovevo mangiare io che cosa mi mangerò? Io mi mangerò a voi. E disse: chi mi mangio prima? Fratino, Fratone, Fratone, Fratino, Frati, Fratò, Fratò, Frati, Frati, Fratò, Ambrabacci, Ciccocò, quasi quasi mi mangio Fratò. Si prese Fratone e se lo mangiò in un boccone. Fratino, che non era scemo, pensò: sto gigante se mangia i cristiani, le persone, prima eravamo due, due meno uno fa uno, che sarei io? Questo qui, se non è stasera, sarà domani mattina che mi si mangia. Adesso, Fratino era uno che girava, mangiava poco, ma girava sempre con una fiasca di vino, era un po' un alcolista, insomma. E questa fiasca di vino ci stava dentro un vino che avrebbe fatto ubriacare un elefante. E infatti Fratino andò dal gigante e gli disse: ma lo vuoi un goccetto di vino, mo adesso che hai mangiato, amico mio? Come si dice? Come dice mia nonna, ma che fai, muri a secco? Vuoi bere un goccetto? E quello lì, il gigante, si beve il vino e cadde addormentato. Dormiva e russava. Allora Fratino incominciò a pensare come poter scappare adesso da questa caverna. Vide che non si poteva spostare il sasso, c'erano le pecore. Prese, ammazzò una pecora, la scuoiò, così, proprio a secco, proprio. Gli tolse
la pelle di lana di pecora e la mise da una parte, perché era uno che squagliava le pecore a freddo, però era uno anche molto ordinato. Poi prese l'enorme spiedo nel quale prima precedentemente era conficcata la salsiccia e conficcò lo spiedo nell'occhio del gigante, il quale si svegliò ovviamente imbestialito, bestemmiava in lingue morte, urlava, strillava, diceva: fratino, ma tu non mi hai ucciso, ma peggio ancora, ma hai accecato, io un occhio c'avevo e adesso sono cieco, non vedrò mai più, io che t'avevo fatto del bene, che non t'avevo mangiato, t'avrei risparmiato fino a domani mattina, invece mo t'acchiappo e ti mangio subito. E lo cercava ma non lo trovava, perché fratino si era nascosto sotto la pelliccia del pecorone e stava in mezzo alle pecore. Infame bastardo, ma come puoi pensare di scappare da qua? Se morirai di fame e morirai prima di me. Ma fratino stava lì in mezzo alle pecore, zitto zitto, buono buono. All'alba del giorno appresso le pecore belavano perché volevano uscire a brogare un po' d'erba, a bere un po' d'acqua. E infatti il gigante spostò il pietrone, si mise a gambe larghe davanti all'entrata e fece uscire una per una, tastandole tutte quante le pecore. Ma quello fratino, che stava a quattro zampe con la pelliccia e il pecorone addosso, scappò fuori. Appena libero si girò, buttò la pelliccia alle pecore e disse: gigante, tu sei un gigante, come dice mia nonna, oh, sopra 1,70 m è tutta merda, non serve a niente, sei un gigante, ma sei uno stupido, un cretino, io che sono piccolo piccolo sono stato più astuto di te, più furbo, e sono riuscito a scappare. Allora il gigante gli disse: bravo, e per questa tua astuzia, per questa tua intelligenza, io ti regalo questo anello. E gli lanciò un anello. A sto punto io interrompevo la storia e i ragazzi avrebbero dovuto scrivere il secondo finale, il finalino di questo racconto. Guardate che è veramente come la storia di Ulisse e Polifemo, perché Ulisse, sappiamo che quando sta dentro con Polifemo e Polifemo gli chiede come ti chiami, Ulisse non gli dice: io sono Ulisse, distruttore di rocche. No, no, gli dice: mi chiamo Nessuno. Tant'è vero che poi Utis, quando poi esce fuori, quando viene per appunto accecato, gli altri ciclopi gli dicono: chi è la causa del tuo male? E lui risponde con deficiente: nessuno è la causa del mio male. Insomma, sembra uno scherzo telefonico. E la stessa cosa fa Ulisse quando esce fuori. Appena esce fuori gli dice: guarda che non mi chiamo Nessuno, che nome è Nessuno? Ti pare che mi chiamo un nome così scemo? Mi chiamo Ulisse, insomma, sono Ulisse. E quindi è lì che Polifemo lo maledice, appunto chiama il padre Poseidone, no? E dice: Poseidone, se è vero che sono tuo figlio e tu sei mio padre. E qui è curioso perché sembra che non è tanto sicuro, insomma, madre certa, padre incerto, ma insomma, poi tra gli dei soprattutto, se è vero che io sono tuo figlio e tu sei mio padre, fai morire tutti questi infami, ma se è destino che qualcuno, e Ulisse, debba tornare a casa, che torni proprio solo lui e tutti gli altri che muoiano, ma che ci metta anche un bel po' di anni e che trovi un bel po' di casini a casa. In sintesi, più o meno, dice questo. E allora, appunto, il gigante Ciecafumo lancia l'anello. E qui ci stanno alcuni finali che hanno scritto i bambini di seconda media della scuola di Ciampino, a Viale Kennedy. Un finale, per esempio, è questo. Il gigante lanciò l'anello. L'anello era in realtà una lama rotante che arrivò addosso a Fratino e lo tagliò in due parti uguali. Il gigante riacquistò magicamente la vista, si avvicinò e disse: Fratino, che bella budella che hai. Un altro finale invece è: il gigante lanciò l'anello. Un ciccione tutto giallo con tre capelli in testa, il famoso Homer Simpson, saltò fuori a un cespuglio, scambiò l'anello per una ciambella, lo prese al volo e se lo mangiò. Ma il più bello, secondo me, dei finali scritti da questi bambini, alcuni erano tremendi, proprio violenze, cose, ma il più bello l'ha scritto un bambino che si chiamava Alessandro, ed era un po' un piccolo genio, cioè era stato indicato dagli insegnanti, anche dalla bidella, come il peggiore della classe. Se proprio quando entri in classe ti dico: questo, lui è il peggiore, professore, se dà fastidio mi chiama, Dico sì, ma effettivamente dava fastidio, insomma, era imbizzarrito. Però di tanto in tanto c'ha dei momenti geniali. Tant'è vero che mentre stanno facendo, diciamo, questo compito, stanno scrivendo il finale di questa storia, Alessandro mi si avvicina e mi dice: professore, ma esistono i cavalli ciclopi? Dico: Alessandro, come te pare? Dico: se esistono i ciclopi, possono esistere pure i cavalli ciclopi. E scrive il suo finale. Il gigante lanciò l'anello, ed essendo l'anello di un gigante, era un anello gigante. E già qui ci vuole intelligenza, non è mica facile. Essendo l'anello del gigante, era un gigante. Arrivò addosso a Fratino, Fratino ci fece l'ula hop e lo scagliò nello spazio, dove colpì una meteora, la famosa meteora dei cornuti. Scrive con asterisco e nota a piè di pagina, giuro. Meteora dei cornuti, dove vi erano tutti gli uomini e le donne il cui marito o la moglie era stato con qualcun altro.
Vuol dire, non è una provocazione, non ho detto cornuti di deficienti cretini. No, no, so di cosa sto parlando. La meteora cadde sulla terra, colpendo il gigante Cecafumo, lasciandolo incenerito senza più addosso neanche le mutande. Fratino si allontanò disgustato, ma non prima d'avergli lanciato addosso l'enorme anello, facendolo cadere nei giganteschi gabinetti pubblici dei giganti, dove c'era appena stato un gigante col mal di pancia e addio Cecafumo. Fratino si allontanò, ma rimase appiccicato ad una cacca di cavallo ciclope. All'inizio sopravvisse perché si mangiava l'escremento, ma poi morì perché la cacca si seccò e lui non riuscì più a staccare pezzi. C'era una volta un piccolo paese. In questo piccolo paese c'erano piccole scuole, piccoli teatri, piccoli, c'erano piccole piazze, piccole strade, piccole viali, piccole spiagge, piccoli ristoranti. C'era anche un piccolo governo e c'era anche un piccolo capo del governo, un piccolo presidente del consiglio, si chiamava Tony Mafioso. Tony Mafioso, dopo una notte di sogni inquieti, si svegliò trasformato in donna. Gli era cascato il pisello. A chiunque, cioè, sarebbe dispiaciuto, ma a lui in particolare. Lo cercò ovunque, lo cercò per terra, nel risvolto dei pantaloni. Tante volte succede, cade una mentina, una cosina, e rimane lì anche una settimana. Lo cercò sotto il cuscino, come il soldino che porta il tupino quando gli lasci il dentino. Lo cercò in bagno, poi si fermò e fece quello che avrebbe fatto chiunque altro. Cioè, chiunque quando si perde una cosa, no? Si fermò e si disse: dove l'ho usato l'ultima volta? Ma non si ricordava. Saltò in macchina, corse dal medico. Il medico all'inizio rimase stupito, ma poi lo visitò sopra, sotto, dentro, fuori. Alla fine gli disse: Tony, cioè questa trasformazione, questa mutazione radicale, chiamiamola, questa metamorfosi, ecco, è veramente inspiegabile. Però ti posso dire, sei una donna, certo, ma sei una donna sanissima, complimenti. Ma chi se ne frega, disse Tony Mafioso, io voglio essere un maschio, gli voglio il pisello. Disse il medico, ma guarda che essere una donna non è mica una malattia che uno guarisce, insomma. È una realtà, è questione di genere, come si dice ora, una condizione. Tony Mafioso disse: una condizione, è genere. Essere donna nel piccolo paese è una sfiga, è una zozzeria, una merda. Cioè, noi nel piccolo paese abbiamo fatto il possibile e anche l'impossibile per trasformare la donna in un oggetto di consumo. Oggi la vera differenza tra una donna e una bambola gonfiabile consiste solo nel fatto che sulla donna posso spegnere le sigarette senza paura che scoppia. Allora, Tony Mafioso, che non trovava risposte dalla scienza, montò in macchina e corse dal suo vecchio amico Tony Corrotto. Tony Mafioso era il presidente del partito dei mafiosi quando Tony Corrotto era il presidente del partito dei corrotti. Tony Corrotto era anche un intellettuale, prima cosa perché portava gli occhiali, prima cosa. E poi perché per esempio conosceva l'alfabeto, ma lo conosceva veramente, non solo lo conosceva tutto, ma lo conosceva anche in ordine proprio, alfabetico. C'era un ordine che lui aveva studiato e si chiamava alfabetico proprio come l'alfabeto. E infatti faceva un po' paura ai colleghi, i quali qualche lettera la conoscevano pure, però la conoscevano così un po' sparsa. Dimmi l'alfabeto A, F, M, Z, N, boh, così, no? Invece lui no, lui era bravissimo perché era un intellettuale e diceva A, B, C, D, E, F, G, H e faceva veramente impressione. E gli altri rimanevano stupiti, qualcuno si preoccupava pure, pensavano che fosse posseduto dal demonio. Qualcuno disse: guarda, arriva all'H e poi sputa verde come nell'esorcista. Però Tony Corrotto non solo era un intellettuale, come dire, del piccolo paese, ma era un intellettuale anche a livello internazionale, perché conosceva l'alfabeto ma anche le lettere straniere, e infatti faceva spesso sfoggio di queste sue conoscenze, ed era diventato anche ministro degli esteri per questo, e mentre gli altri ministri degli esteri facevano dei discorsi noiosissimi, parlavano tipo dell'immigrazione, dell'acqua, della guerra, del petrolio, lui invece faceva questi discorsi meravigliosi, affascinanti, diceva Y, o anche X, W, arrivò, P greco, sapeva proprio, conosceva le lingue di tutto il mondo. Insomma, Tony Corrotto e Tony Mafioso, diciamo, in qualche maniera si stimavano. Tony Mafioso stimava Tony Corrotto perché per appunto era un intellettuale, Tony Corrotto stimava Tony Mafioso perché era potente, no? E avevano deciso anche di fare un partito insieme, e si fusero i partiti dei corrotti e dei mafiosi e nacque il grande partito del piccolo popolo, che secondo i giornali del piccolo paese, che erano tutti di Tony Mafioso, era un grande matrimonio tra due grandi partiti. In realtà, com'era, diciamo,
come dire, abitudini di Tony Mafioso, più che un matrimonio, era una botta e via, una sveltina. Infatti litigarono subito e Tony Corrotto andò all'opposizione. Il problema del piccolo paese è che già aveva un'opposizione che si chiamava Partito dell'Opposizione, e infatti stava all'opposizione, stava. E qualcuno disse pure: cambiamo nome a sto partito perché sennò staremo sempre all'opposizione. Qualcuno disse: chiamiamolo PDO, Partito dell'Opposizione. Qualcuno invece disse: no, chiamiamolo l'Opposizione, senza l'apostrofo, inutile retaggio della cultura borghese. Era una gran bella idea, però era un po' troppo d'opposizione anche per il Partito dell'Opposizione, che continuava a fare l'opposizione al bar della mafia in via della corruzione, giocando a bridge e sorseggiando scotch. Fatto sta che comunque sia, anche se Tony Corrotto ormai non aveva più nessun incarico di governo, era stato l'unico intellettuale che Tony Mafioso avesse veramente stimato. Tony Mafioso, quel giorno trasformato in donna, corse da Tony Corrotto, entrò nella sua casa e trovò Tony Corrotto che camminava sui tacchi a spillo. Disse: no, disse, ma non è possibile, anche tu sei stato trasformato in donna. E sì, disse Tony Corrotto, anch'io stamattina, dopo una notte di sogni inquieti, mi sono svegliato trasformato in donna, mi era cascato il pisello, ma ti giuro, mi è presa un'ansia, una rabbia, veramente tremavo. Per fortuna che qua sotto c'è un negozietto, ho comprato 6 paia di scarpe e una borsetta. Tony Corrotto e Tony Mafioso chiamarono tutta la cricca. Arrivò Tony Camorrista, arrivò Tony Culo attaccato alla poltrona, arrivò con tutta la poltrona attaccata al culo Tony Monnezza, eccetera eccetera. Arrivarono tutti, era veramente la gerarchia del piccolo paese. Qualcuno era più simpatica, qualcuno più antipatica, qualcuno più caruccia, qualcuno più bruttina, ma tutti erano stati trasformati in donna. Una rivoluzione impensabile nel piccolo paese, veramente, fino a poche ore prima. Allora, visto che la scienza non riusciva a dare risposte, chiamarono uno psicanalista che arrivò e disse: sì, effettivamente immagino che gli scienziati non sappiano come spiegare questa trasformazione, questa mutazione, ecco, questa metamorfosi. Ma guardate che per la psicanalisi questa metamorfosi è, diciamo, anche incredibilmente spiegabile, perché vedete il coso lì, insomma, il membro, il pisello, ecco, è proprio il simbolo del potere, è lo scettro, capito? Perderlo significa abdicare. È una cosa meravigliosa quella che è successa. E poi tu, Tony Mafioso, quando stavi al potere ti sei depenalizzato i reati di mafia. Tony Corrotto si è depenalizzato i reati di corruzione. Tony Camorrista si è depenalizzato i reati di camorra, eccetera, eccetera. Oggi siete oggettivamente, letteralmente, una classe politica depenalizzata. Allora, la psicanalisi può aiutarvi ad accettare questa nuova condizione, ma chi la farà accettare ai vostri sudditi? Tony Corrotto, Tony Mafioso, Tony Camorrista, Tony Zozzone, Tony che cazzo guardi, Tony culo attaccato alla poltrona, eccetera eccetera, andarono tutti dal piccolo capo della piccola chiesa del piccolo paese. Il piccolo capo della piccola chiesa del piccolo paese era sempre stato un personaggio eccentrico, insomma, no? Vestiva con abiti che metteva solamente lui in tutto il mondo, no? Sempre di bianco, questi sciarponi, cappelli un po' frufru, un po' gay pride, e poi sempre con la gonna, ma da sempre, proprio da secoli. Quel giorno trovarono il piccolo capo della piccola chiesa del piccolo paese con una tonaca particolarmente corta, una mini tonaca tagliata sopra il ginocchio. Si avvicinò ai toni della cricca, c'aveva un petto florido, 2 labbra rosse, era una papessa bellissima. Chiamò tutta la classe dirigente del piccolo paese, tutti costoro, tutti i toni trasformati in donne, e si affacciarono tutte insieme alla grande finestra davanti al popolo. Il popolo del piccolo paese rimase a bocca aperta, e la papessa fece un discorso, parlò al microfono e disse: sorelle e fratelli, amiche e amici, donne, uomini, gay, lesbo, trans, eccetera eccetera, io parlo a tutte e tutti voi senza differenza, discriminazione di sesso, di genere, di comportamento sessuale. Noi, la classe dirigente del piccolo paese, avendo, diciamo così, scelto o quantomeno accettato di perdere la sessualità maschile, vogliamo così dire una volta e per tutte nel corso della storia che schifiamo tutto ciò che di orrendo e vomitevole ha fatto il maschio. E così gettiamo via, insieme a questa sessualità orrida, tutto ciò che ha fatto di orrendo. Gettiamo via e abbandoniamo una volta e per tutte la fabbrica, il manicomio, la galera, la caserma, il tribunale. Io vi dico che il nostro primo e unico comandamento è l'amore. Io potrei avere una fede che smuove montagne, ma senza l'amore sarei il nulla.
L'ha detto San Paolo, mica fra cazzo la Velletri. E anche nostro Signore Gesù Cristo, in quell'ultima terribile cena, quando aveva davanti a sé una dozzina di caca sotto che l'avrebbero rinnegato un attimo dopo, non disse: porco Giuda, posa quel pezzo di pane, quello è il mio corpo, non ci fa la scarpetta nel sugo della trippa. No, no. Nostro Signore disse: quello è il mio corpo, quello è il mio sangue, mangiatene tutti, bevetene tutti. E lo disse in nome dell'amore. Perciò io vi dico: amatevi, amatevi con chi vi pare, quante volte vi pare e con quanti vi pare, amatevi e basta. Quel giorno nel piccolo paese si convertirono anche i sassi. Ma c'era una volta un piccolo paese, e il piccolo presidente del piccolo paese si chiamava Tony Mafioso. E dopo una notte di sogni inquieti si svegliò, portò istintivamente, ancora prima di aprire gli occhi, le mani alla patta dei pantaloni, e il suo pisellino piccolo, ma stava lì, fedele. Aveva fatto solo un brutto sogno, poteva essere un passo avanti per l'umanità, invece era solo l'incubo di un piccolo tiranno. Tony Mafioso aprì gli occhi e vide davanti a sé la sua cameriera diciottenne in topless che gli portava la colazione, dicendo: bonjour. Tony Mafioso disse: cara, ma che fai? Parli in francese? No, signor presidente, questa è l'unica parola che conosco in straniero. Bene, disse Tony Mafioso, d'oggi sarai il mio nuovo ministro degli esteri. Beh, noi siamo arrivati oggi pomeriggio col caldo, e vabbè, insomma, non è mica colpa dei cittadini di Chiavari, fa caldo. E domani torniamo verso Roma, andiamo a Tuscania, dopodomani torniamo a Roma, dopodomani sì, io dopodomani mattina, il 17, sto a Roma e penso che andrò in Parlamento e butto la bomba. Lo so che sono, diciamo, come dire, misure un po' radicali, però secondo me il periodo anche lo impone, no? Sono partiti ormai da anni, no? Partiti di destra, di sinistra, partiti anche incerti, non si capisce, sto di destra, sinistra, ambidestri, insomma, così. E dicono: no, bisogna cambiare in maniera radicale, quelli che vanno in Parlamento con l'apriscatole, col cavatappi, no, ma secondo me, per cambiare in maniera netta, chiara, una bomba, secondo me qualcosa cambia, sì. Penso che sia un dovere anche, insomma, per un cittadino. Certo, il problema è che io ho quel furgone lì rosso che penso sia euro zero. Penso, non credo che al centro di Roma ne fanno entrare. Fai anche rosso, per cui adesso è bianco il furgone, quello è l'uno bianca in un tempo, non so. Potrei andare con i mezzi, ma io abito in borgata. Certe volte aspetti l'autobus 40 minuti, poi arrivi la metro si ferma, d'estate ci stanno i lavori, finisci che quando arrivo io in Parlamento è già caduto il governo, per cui che butti la bomba. No, magari vado in bicicletta, ecco. Vado in bicicletta così, e poi il giorno dopo scrivono terrorista ecologista, capito? Che devo dire? Fai un attentato a impatto zero, in un certo senso, almeno a livello ecosostenibile. Ma sì, infatti, prendo la bomba, monto in bicicletta, pedalo. Quanto è lontano il Palazzo del Potere? Finalmente arrivo lì, nella piazza del Parlamento, quella che vediamo sempre in televisione, fotografata sui giornali. Scendo, leggo la bicicletta perché è una zona dei ladri, e vado verso l'entrata del Parlamento. E penso: sicuramente c'è il portiere, te pare? Cioè, qui, cioè, per piazza gente, a voglia, un portiere, ce ne saranno quattro, ci saranno. Figura, anche a casa di mia nonna alla Garbatella c'era il portiere, te pare che non c'era il Parlamento. Sicuro che il portiere mi ferma, penso, no? Mi ferma e mi dice: dove va? E io gli rispondo: a buttare la bomba. Ma invece no, invece gli rispondo proprio: a buttare la bomba. Perché sicuramente non se lo aspetta, lo prendo, come si dice, in contropiede, entro e butto la bomba. Ma sì, se c'è il portiere gli dico: va a buttare la bomba, quello non se ne aspetta. Infatti arrivo, c'è il portiere. Figurati, assomiglia pure al portiere mia nonna, peraltro, ma i portieri poi si assomigliano tutti, insomma. Entro, mi ferma, adesso mi chiede dove vado e io ho la risposta pronta. Mi ferma e mi dice: senza giacca qui non si può entrare. Io: no, cazzo, come senza giacca non si può entrare? Ma che roba, ma che regola è del cazzo? Dico: entra i mafiosi, invece quelli che ha la giacca. Cioè, mi fa: e così è una regola, sarà anche una regola del cavolo, però è una regola. Una volta c'era pure, capito, l'obbligo della cravatta, adesso non c'è più.
però la giacca la devi mettere, se no non può entrare. Dico, ma io non ce l'ho una giacca, io sono proletario. Mi dice, anch'io sono proletario, sono dalla Garbatella. Dico, ma è che per caso sei anche portiere a casa di... Dico, vabbè, non ce l'ho una giacca, non me la posso comprare adesso, una giacca qui al Parlamento, peraltro qua dietro, chissà quanto mi chiedono per una giacca. Mi dice, vabbè, se vuole gliene presto una io, ce ne abbiamo alcune di scorta. Dico, vabbè, io porto la 46. Ah, dice lui, non è mica una boutique questa, io ho la 54. Dico, ma la 54, sono un pagliaccio con la 54. No, me la dia, anzi, meglio, se sembra un pagliaccio, meglio. Entro, tutti ridono e io butto la bomba, capito? E ride bene che ride ultimo. Ci faranno le magliette come quelle con Che Guevara, Astra Vittoria sempre, capito? Cioè, faranno le magliette con me, con la giacca da cretino, ride bene chi ride ultimo, boom, vedrai, sì, mi dia la giacca. La mette, effettivamente sembra un cretino. Sto per entrare, lui mi ferma di nuovo e mi dice, sì, me la fa questa cortesia di dirmi dove sta andando? E io ho la risposta pronta, gli dico, a buttare la bomba? E lui mi fa, beh, però attenda il suo turno. Come il mio turno, perché c'è un turno, c'è una fila da rispettare. Lui ride, mi fa, ecco un altro che pensa di essere il primo rivoluzionario. Ma fa talmente schifo qui l'ambiente, mi pare che non c'è almeno un altro italiano che è venuto a buttare la bomba. Dico, beh, non si preoccupi, io attendo il mio turno, sono un bravo cittadino. Infatti entro, c'è un sacco di gente, non me l'aspettavo. Però come succede spesso in Italia, una fila vera e propria non c'è. Non c'è neanche, sai, la macchinetta con i bigliettini, quelli elimina file, quelli che stanno in farmacia, no, nei negozi. Vabbè, io uso la tecnica quella che si usa dal dottore, dal medico, no? Dico, chi è l'ultimo? Si gira un signore con una barba così. Dico, lei è l'ultimo. Con quel barbone, dico, lei è un anarchico. Lui mi fa, no, ma che anarchico? Sono un cittadino incazzato, uno qualunque. Solo che sono 6 mesi che aspetto per buttare la bomba, lo vedi che se mi allontano per farmi la barba, poi mi passano avanti. Dico, 6 mesi, ma che schifo di paese, guarda, fai prima a fare risonanza magnetica, ma... Mi dice, se cerchi l'anarchico, sta lì giù, vicino alla porta, c'è un vecchio con una barba enorme, c'è il mantello da anarchico, il fiocchetto da anarchico, anche la bomba da anarchico, sai, quella tonda con la miccia come nei fumetti. Dico, anche il compagno anarchico è 6 mesi che aspetta. No, mi dice il cittadino incazzato, lui è dal 48. Dico, dal 48? Dico, cavolo, va bene come si dice mazzianamente pensiero e azione. Dico, vedi, gli anarchici l'hanno capito subito che l'Italia era una fregatura. Dico, dal 48? Dico, ancora non ha buttato la bomba. Poi vedo che c'è un sacco di gente seduta per terra. Ma vicino sento che parlano, cioè capisco che parlano in italiano, la mia lingua, ma non capisco i concetti, parlano in maniera complicata, arzigocolata, scrivono anche loro barboni, attorno a loro pieno di bottiglie vuote. Ma vicino al cittadino incazzato di prima dico, ah, questi qui, dico, per terra chi sono? Dico, i più ubriaconi. No, mi dice Brigate Rosse. Dico, Brigate Rosse? Dico, io pensavo che non esistevano più, era una cosa ormai dei libri di storie. No, mi fa, sono arrivati all'inizio degli anni 70, sai, quando ancora non sparavano, sono arrivati con le Molotov. Poi però sai com'è, quando entri qua dentro non ti rendi proprio conto che il tempo passa, poi si sta bene, d'estate c'è il fresco, d'inverno fa caldo, si mangia anche bene qua, passa il tempo, stai lì due chiacchiere, a un certo punto sai, dopo un po' la benzina delle Molotov è svaporata, mo riempirle di nuovo, vabbè, è una spesa veramente impossibile con quello che costano i carburanti. Hanno chiesto, sai, il gruppo musicale degli Intillimani di fare un concerto di sottoscrizione, sono venuti gli Intillimani, però non l'hanno fatti entrare perché sai, sono cileni, c'hanno il po', qua senza giacca non si entra. Poi vedo un magro alto, un barbone lungo bianco, un vestito lungo bianco. Dico, quello sembra un arabo. Dico, quello chi è? Mi fa Bin Laden. Dico, Bin Laden? Dico, lo sapevo che non era morto, lo sapevo, perché io sono complottista, però in maniera tutta mia. Quando hanno detto Bin Laden è il capo d'Al-Qaeda, io mi sono detto no, Bin Laden non esiste. Quando poi hanno detto abbiamo ammazzato Bin Laden, ho pensato Bin Laden esiste però non è morto, e mi sono fatto così. Dico, guarda, Bin Laden è braccato dalle polizie di tutto il mondo, alla fine è rimasto ingabbiato tra le grinfie della burocrazia italiana. Dico, ma lui che bomba c'ha? Ma lui dice, c'ha armi di distruzione di massa, ma lo prendono tutti per il culo, non ci crede nessuno. Al cittadino incazzato gli dico, ma dico, lei che cosa ha? Che bomba ha portato? Ma io sono un tradizionalista, mi fa, io dinamite. Mi dice, tu che c'hai? Dico, ma una bomba a mano di mio nonno, che era partigiano. Ma l'ho trovato in cantina, anche a Ruggini, secondo me neanche scoppia. Peraltro, gli dico, io sono venuto a buttare la bomba per senso civico, perché pensavo di essere il primo, peraltro. Se la butta qualcun altro, io sono contento lo stesso. L'importante è che qualcuno la butta, no? Poi mi associo e mi prendo anche la responsabilità. Cioè, vuol dire, dal 48 sta qui l'anarchico, e sarebbe giusto che la buttasse lui, che faccio? Gli passo avanti? Dico, io sono rivoluzionario, mica un maleducato. Mi dice, anarchico, sta qui dal 48, vedrai...
si è scordato pure dove ha messo i fiammiferi, figuriamoci se si ricorda per quale motivo voleva buttare la bomba. Dico, ma lo so io perché? Io, dal 48, probabilmente era un partigiano, pensava a un paese migliore, capito? Non è che si accontentava perché cacciamo lo straniero e il tedesco, pensava ad un paese veramente diverso. Invece si è trovato dopo il 48 i stessi fascisti al governo per 20 anni e 30 anni. Dico, ma, oppure magari era semplicemente un operaio che aveva, capito, occupato le fabbriche per difenderle dai tedeschi che le volevano far saltare in aria, pensava, capito, all'autogestione, ai consigli di fabbrica che veramente avrebbero gestito la produzione. Invece si è trovato le botte della Celere e Scelba. Dico, ma lo capisco che uno si incazza. Dico, ma anche le Brigate Rosse, porca miseria, ma chi è che ha incominciato a sparare? Ma mica loro. Il 12 dicembre 69 le bombe le metteva lo Stato, perché, Bin Laden, guarda, capisco pure Bin Laden. Dico, lei è incazzato, perché non la butta lei la bomba? Lui mi dice, perché non la butti tu? So 6 mesi che ne parliamo. Dico, no, che 6 mesi? Dico, saranno 20 minuti. Poi mi tocco la faccia e mi sento che mi è cresciuta la barba. Dico, sì, effettivamente mi sa che so 6 mesi che ne parliamo. E dopo un po' mi dice, adesso è quasi un anno. Mi guarda un po' sopra gli occhi, evidentemente mi sto pure stempiando. Mi dice, ma guarda, è normale. Chi sta fuori non lo capisce, ma qui il tempo passa in fretta, si sta bene, fai due chiacchiere, tra un po' passano pure con la cena, si mangia bene, non costa un cazzo. Lo guardo, il cittadino incazzato, non mi sta per niente simpatico, però c'è qualcosa di buffo, di strano. La giacca, dico ma lei c'ha una giacca strettissima, non è della sua taglia. Mi dice, ma lascia perdere, sono arrivato qui senza giacca, il portiere è uno da garbatella, me l'ha data una sua, ma mi ha dato una 46, io porto la 54. Dico, e a me ha dato la 54, io porto la 46. Dico, almeno scambiamoci le giacche. Ci scambiamo le giacche e adesso ognuno con la giacca della sua taglia, beh, stiamo molto meglio, sembriamo mica più dei buffoni. Anzi, con le barbe folte, con le bombe in mano, sembriamo proprio rivoluzionari. Peccato che lo sembriamo soltanto. Poi mi riguardo, gli arrabbiati, gli indignati, i posti, i pre, i contro. Mi riguardo, cioè abbiamo tutti qualcosa in comune. Adesso non so se è lo stesso ideale, la stessa rabbia, o è semplicemente la stessa sconfitta. Fatto sta che stiamo tutti fermi, immobili, ognuno dentro al suo buco. Vabbè, ma è normale, dico, no? D'altra parte anche la mosca in un milione di anni non ha imparato a difendersi dal ragno. Noi siamo le mosche silenziose, noi siamo le bestie più noiose, e non per caso sopra il naso noi sappiamo passeggiar. Gianluca Casadei, alla fisarmonica ovviamente. Ma forse più di qualcuno conoscerà, perché ci avrà giocato, ci avrà parlato da ragazzo, da bambino, il linguaggio farfallino. Quel linguaggio per dire cavallo, a casa mia si direbbe ca-fa-va-fa-lo-fo. Ma mia madre direbbe calava la lolo, una persona, un amico invece polacco lo direbbe col ca davanti, cacca cavacca lo. Un sudamericano mi ha detto che da lui si usa lo sh, per cui cavallo diventa casciava sciallo sho. A Roma potrebbe essere anche cagadava gadallo godò. E questa qua è la storia della santa, che è una storia della santa Miranda Buffante, col circo ruccante, col fifro fante, insomma, la santa. E un bel giorno dalla santa Miranda Buffante, col circo ruccante, col fifro fante, insomma, dalla santa arrivarono 3 cani, che erano 3 cani, Miranda Buffante, col circo ruccante, col fifro fante, insomma, arrivarono questi 3 cani. E chiesero alla santa Miranda Buffante, col circo ruccante, col fifro fante, insomma, chiesero alla santa se li poteva cucinare Miranda Buffante delle polpette di topo, di sorcio, di ratto. Miranda Buffante col circo ruccante, col fifro fante, insomma, polpette di sorcio, di topo, di ratto. E allora la santa Miranda Buffante, col circo ruccante, col fifro fante, andò dentro al pozzo, che era un pozzo minozzo, bufozzo, col circo ruccante, col fifro fante, insomma, la santa andò dentro al pozzo.
e in fondo al pozzo prese tre bei toponi grossi, no, si può fare su questo caso, figura fa, insomma, tre bei toponi, sorcioni, rattoni grossi, li fece a pezzetti, li fece polpette, mi detto buffetto con cicurichetto con fifurfetto, insomma, le fece polpette calde calde rimesse a rifreddare sul tetto, che era un tetto, mi detto buffetto con cicurichetto con fifurfetto, insomma, rimesse a rifreddare sul tetto. In quel momento mi detto buffetto arrivò il gatto che stava sul tetto e quattro quattro il gatto, mi detto buffetto con cicurichetto con fifurfetto, il gatto si mangiò le polpette, mi detto buffetto con cicurichetto con fifurfetto, insomma, il gatto si mangiò le polpette, mi detto buffetto con cicurichetto, insomma, mangiò le polpette. Quello che tornarono i cani, mi rani buffani con cicurichetto con fifurfetto, quando che tornarono i cani, disse la santa, mi detto buffetto con cicurichetto con fifurfetto, che le polpette l'aveva messa sul tetto, mi detto buffetto con cicurichetto con fifurfetto, ma sarebbe mangiare il gatto. Quattro quattro il gatto sarebbe mangiato lui. Allora i tre cani con la santa pazienza chiesero alla santa, venendo buffata con cicurichetto con fifurfanta, di cucinare altre polpette di topo, di ratto, di sorcio, minorcio, buforcio, col circoncocio, col fifurforcio, insomma, altre polpette di topo, di ratto, polpette di sorcio. La santa allora andò dentro al pozzo, minorcio, buforcio, col circoncocio, fifurforcio, prese altri tre bei sorcioni grossi, ne fece polpette, vedete, buffette calde calde rimesse sul tetto, minetto buffetto con cicurichetto con fifurfetto, insomma, le polpette rimesse sul tetto. Ma vai fin cu fu e fermo fumo, vento fuori vito forno, fai figlia fatto fo, minato buffato con cicurichetto con fifurfato, e si sì, rifì, ma fangia folle, fepo polpe fette, venite buffetto con cicurichetto con fifurfette, cu fu afando fuori fito forno, faro fono fo, fette fecca fani, minani buffani con cicurichetto con fifurunfani, e feri visse fe la fasa fanta facche, fe le polpe fette, le fe aveva fari fiva fatte, fe ma fappe vero fo, se fera fa ma fangia fate, fe i figlia fatto fo, minato buffato con cicurichetto con fifurfate. Allora i tre cani, minani buffani con cicurichetto con fifurfani, andarono in cucina, minani buffani con cicurichetto con fifurfina, presero un coltello, minello buffare con cicurichetto con fifurunfello, sgozzarono la santa, minato buffante con cicurichetto con fifurfante, insomma, la santa alla fine morì con cicurunchi col fifurunfi, insomma, la santa alla fine, la santa, insomma, sta santa alla fine, insomma, alla fine, la santa, insomma, sta santa alla fine, insomma, la santa alla fine morì col cicurunchi col fifurunfi, la santa morì.